Buongiorno a tutti, in questo filmato introduttivo per i fiori di Bach vi parlerò della diluizione dei fiori e di come potete trovarli in commercio. Questo è un filmato preliminare, seguiranno poi gli altri in cui parleremo delle essenze. Chiaramente introdurre un discorso vasto come quello dei fiori implica mettere le basi, perché una volta che io vi parlo delle essenze voi possiate utilizzarle. Questo che vi mostro ora è uno stock bottle, ve lo avvicino così lo potete vedere bene. In questo caso si tratta del fiore oak. Lo stock bottle, come vedete, è un boccettino, in questo caso non so neanche di quanti millilitri è, forse 10, e fa parte di uno stock di fiori che io ho comprato in cui c'erano tutte le 38 essenze più Rescue Remedy. Se voi acquistate i fiori online troverete questo tipo di offerte, cioè tutti quanti i fiori con i boccettini che hanno più o meno questa dimensione e che contengono l'essenza concentrata del fiore. L'essenza concentrata del fiore di solito viene utilizzata dopo la diluizione. Io in questo filmato parlerò di diluizione in quanto, come ho detto in precedenza, nell'altro filmato di introduzione, in questo corso io vi parlerò dell'autosomministrazione dei fiori. Questo perché ciascuno di noi che inizia un percorso di conoscenza dei fiori di Bach dovrebbe partire proprio dalla conoscenza delle singole essenze, soprattutto dal provare ad assumere ogni singola essenza. Naturalmente quando ravvisa una qualche necessità, perché in questo modo può capire molto bene come funzionano i fiori. Io, come ripeto, ho avuto una lunga esperienza prima su di me e su mio figlio, nella maternità speciale che ho avuto, e mi sono fatta una bella palestra. Soltanto dopo ho iniziato a utilizzarli per aiutare anche gli altri e dopo aver studiato anche parecchi libri. Quando noi acquisteremo lo stock bottle o di tutti i 38 fiori o di una singola essenza perché sentiamo di aver bisogno di quell'essenza, dovremo diluirla, e per diluirla ci serve un flaconcino normalissimo con il contagocce che potrete trovare in ogni farmacia. Questo è da 30 ml, ne esistono anche da 60, anche se io consiglio di non preparare un boccettino di capienza superiore ai 30 ml. In quanto, se voi siete dotati dello stock bottle, appena questo termina lo potrete tranquillamente ripreparare e avete così l'opportunità di avere con voi sempre un preparato fresco della diluizione di fiore, che sicuramente è anche più efficace, perché mentre lo stock bottle si conserva per molto tempo, in realtà il fiore, quello diluito nella diluizione, dovrebbe essere utilizzato nell'arco, secondo me, di 15-20 giorni, altrimenti perde la sua efficacia, soprattutto se lo tenete come spesso si tiene, il boccettino di fiori nella borsa, per averlo sempre con voi, per poterlo assumere. Dunque, vi spiego come si prepara la diluizione a partire dallo stock bottle. Voi prendete questo boccettino qua da 30 ml e utilizzerete una parte di acqua e una parte di alcol per alimenti, quindi alcol per produrre liquori o brandy, che è l'alcolico che utilizzava Bach. Ricordiamoci che la sostanza alcolica serve solamente per conservare i fiori, in realtà non ha un'azione specifica, per cui qualsiasi sostanza alcolica che abbia una gradazione piuttosto elevata, tipo il brandy appunto, può fungere da conservante per la nostra miscela pronta per la somministrazione. Quindi prepareremo in questo boccettino 2/3 di acqua e 1/3 di sostanza alcolica, alcol per alimenti naturalmente, fino a raggiungere più o meno quasi il culmine del boccettino, anche perché poi dovremo mettere 3 gocce prese dallo stock bottle. L'acqua deve essere semplicemente di buona qualità, non acqua del rubinetto. L'acqua del rubinetto la potete usare in emergenza se non avete un'acqua in bottiglia a casa o se non avete la possibilità di procurarvi dell'acqua di fonte, per una preparazione che potrete usare nelle prime 48 ore. In un caso di emergenza potrà andare benissimo anche diluirli con l'acqua del rubinetto, chiaramente se è un'acqua potabile e buona. Il motivo per cui si predilige l'acqua in bottiglia o l'acqua di sorgente è perché dovrebbero essere energeticamente più cariche.
in quanto anche l'acqua di bottiglia, se è un'acqua di buona qualità, un'acqua di montagna, un'acqua che scaturisce dalla roccia, dovrebbe essere in grado di avere un'ottima qualità anche energetica, oltre che organolettica e elettrica. Questo quindi è il sistema con cui si preparano i fiori. Lo ripeto, almeno c'è una sintesi. Acquistate lo stock bottle che contiene il concentrato di fiori. Prendete un flaconcino da 30 ml, lo riempite per un terzo con la sostanza alcolica e portate fino al culmine del boccettino con dell'acqua di buona qualità. A questo punto avrete pronta la base. Naturalmente il flaconcino deve essere con il contagocce e poi vi spiegherò il perché. Prendete dallo stock bottle, che di solito ha il contagocce incorporato, 3 gocce di concentrato di fiori, perché lo stock bottle è un concentrato di fiori, e le fate cadere in questa miscela di acqua e alcol. L'alcol ha solamente la funzione di conservante, l'acqua invece deve veicolare il messaggio energetico, è per questo che è importante che l'acqua sia di buona qualità. Il fiore, una volta preparato il flaconcino per il pronto utilizzo, viene assunto facendo cadere 4 gocce di flaconcino pronto all'uso sotto la lingua. La posologia tipica del fiore di Bach sono 4 gocce fatte cadere sotto la lingua, assunte 4 volte al giorno, lontano dal momento in cui ci si lava i denti, oppure almeno una mezz'oretta prima. Questo perché le sostanze dentifrici contengono delle essenze di menta o comunque altre essenze aromatiche che tendono a inibire la componente energetica del fiore. Dopo che avete preso il fiore, restate per un quarto d'ora senza mangiare nulla, insomma, in modo che il fiore venga assorbito molto bene. L'assorbimento dei fiori è rapidissimo, per via sublinguale è rapidissimo anche per impacco. Se per esempio dobbiamo fare un'applicazione locale del fiore perché abbiamo un eczema, perché abbiamo un brufolo, perché abbiamo una problematica locale, possiamo fare un impacco con il fiore utilizzando un dischetto struccante. Cioè immergiamo il dischetto struccante nell'acqua, lo strizziamo un attimino e poi facciamo cadere al centro di questo dischetto le 4 gocce che assumeremo per bocca e le appoggiamo sulla pelle e siamo sicuri che avverrà un assorbimento. Quando questo accade, di solito il dischetto diventa bollente, si scalda proprio. Vi voglio parlare anche di un altro metodo, sempre ideato da Edward Bach, per assumere il fiore. Questo metodo di solito si utilizza quando c'è un'indicazione a risolvere un problema di natura un pochino più acuta e c'è bisogno quindi di risolverlo in un tempo un pochino più veloce. Allora si può utilizzare il cosiddetto metodo del bicchiere d'acqua, che consiste nel riempire un bicchiere d'acqua, non fatelo pienissimo, comunque un bel bicchierone d'acqua, non un bicchiere di quelli giganteschi, un bicchiere di quelli da tavola, lo riempite almeno per 3/4 di acqua e fate cadere 2 gocce di rimedio dallo stock bottle, e questo bicchiere va poi sorseggiato nel giro di un quarto d'ora. E voi vedrete che ad ogni sorso ci sarà un senso di sollievo. Questo metodo viene utilizzato soprattutto per i rescue remedy, quando dobbiamo riprenderci da uno spavento, da un incidente. Può essere utilizzato anche se abbiamo un dolore acuto e se abbiamo individuato il fiore che potrebbe aiutarci a alleviarlo. Nota bene che queste informazioni non sono date per dire curatevi con il fiore, ma sono date per dire cercate di alleviare la vostra sofferenza in attesa che vi rivolgiate a un medico. Potete alleviare un mal di denti, potete alleviare un mal di testa, potete alleviare il prurito di un eczema utilizzando i fiori, questo sì. Sarà vostra responsabilità capire, a seconda del disturbo, se si ripresenta, se passa completamente o meno, decidere se rivolgervi o meno a un medico. A me è capitato per esempio di utilizzare i fiori di Bach perché avevo preso troppo sole, tra l'altro con gli occhiali da vista, e sono tornata a casa con gli occhi gonfi. Ho utilizzato l'impacco di camomilla con un fiore particolare per decongestionare e non mi sono rivolta al medico, semplicemente perché poi stavo bene. Chiaramente se avessi continuato ad avere dei problemi agli occhi sarei andata dal medico. Questi sono i modi
in cui si preparano i fiori dello stobbate e in cui si possono somministrare i fiori. E questo era l'argomento di questo filmato. Pertanto io vi saluto e vi rimando al prossimo. Ciao!